Ciao a tutti, come state? Come non state? Tutto ok? Tutto non ok? Finalmente sono tornato con il mio saluto vecchio. Saluto vecchio. Allora, facciamo una promessa. Se mi vedete muovere in modo strano, è perché ho l'holter attaccato al cuore. Scusate, ma vabbè. Ho l'holter attaccato al cuore. Se volete, poi vi faccio un video a parte, perché questo non è il video che parla dell'holter, che parla del mio crushum. Quindi se mi vedete muovere tipo così, perché non riesco molto a muovermi, perché ho tutti i ricettori qui attaccati, quindi non riesco a muovermi bene. Di cosa parla questo video? Come avete letto nel titolo, questo video sarà una personalissima opinione, recensione sul videogioco Final Fantasy XV. Quindi direi che tante persone chiuderanno questo video perché magari non se ne intendono di videogiochi o cose del genere. Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, questo l'ho preso usato giovedì scorso. Giovedì scorso sono andato a Orio Center, ho fatto un giro con una mia amica, ho trovato questo usato scontato, quindi già usato. I giochi usati costano abbastanza poco. Era pure scontato, veniva 20 euro. Siccome lo volevo un sacco io questo gioco, ma 80 euro non glieli do neanche se mi pagano, ho preso questo qua. Adesso è uscito, che questo qua è il Day One Edition. Vabbè. Adesso è uscita la Royal Edition. La Royal Edition è la base. Questo più tantissimi altri contenuti, tipo una nuova zona, mi pare, un nuovo nemico, eccetera, eccetera. Ma io comunque 70 euro non glieli do comunque. Non glieli do comunque. Allora, Final Fantasy XV. Allora, Final Fantasy XV, se non ho capito male, si svolge nel regno di Eos. Eos è tutta un mondo, il mondo di Eos. Come lo fu Spira per Final Fantasy X. Per i videogiocatori sapete di cosa sto parlando. Allora, che dire? Io ho finito la storia principale ieri notte, perché non riuscivo a salvare, quindi ho dovuto per forza tirare avanti finché non ho finito il gioco perché non riuscivo a salvare. Ho finito ieri notte la storia principale e devo dire che mi è piaciuto veramente, veramente, veramente tanto. Ora, io vidi un walkthrough. Il walkthrough, per chi non lo sapesse, è vedere una persona su YouTube giocare a un videogioco dall'inizio alla fine. Vidi un walkthrough di questo gioco, quando ancora costava 80 euro. C'erano un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di bug. L'ho giocato io e di bug ne ho beccato forse uno. Uno forse, ma proprio uno di conto. Che dire, la critica si è espressa su questo gioco, nel senso che il gioco è stato votato 81 su 100 per PS4, 83 su Xbox, 85 su PC. Ma che mi associ per avere un PC da gaming, quindi l'ho preso per PS4 usato scontato. La storia narra di Noctis, il principe erede al trono di Lucis, mi sembra, di Lucis, che è un governo, un impero, che deve partire con dei suoi amici, con quattro suoi amici, Gladio, Prompto e Innis, alla ricerca di un'alleanza con una sciamana di nome Luna Freya. Questo gioco, quando vidi il walkthrough la prima volta, non mi piacque perché non mi diede molte emozioni, ma giocandolo in prima persona ho sentito tanto, non so come spiegarvelo, ma ho sentito veramente tanto. Poi comunque il fatto che nel gioco sti quattro cretini parlano continuamente, fanno battute qui e là, diciamo che è come averli accanto. Quindi tu è come se come se fossero vicino a te che ti parlano, no? Una roba molto, una cosa, cioè nel senso io mi sono sentito così quando ho giocato sto gioco. La mappa è gigantesca, cioè io non ho mai visto davvero una mappa così grande in vita mia in un videogioco. O forse perché non ho mai soldi, quindi compro pochi videogiochi, però vabbè. Ma la mappa, vi giuro che è una cosa immensa. Immensa. Che dire di altro? Il sistema di combattimento è, ha un nome ma non so qual è, però non è tipo Final Fantasy X, è come Kingdom Hearts, no? Che combatti in tempo reale. Real time event, no. 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 Poi che dire? I personaggi sono strutturati abbastanza bene, sono molto
A parte Prompto, che Prompto è quello, il pagliaccio della situazione, e ricordo che quando vidi questo gameplay di questo ragazzo, dici, continuava a dire che Prompto era un frocetto. Io non ho capito perché i ragazzi maschi, quando sono un pochino più esuberanti, vengono chiamati frocetti. Cosa cazzo avete di sbagliato nel cervello? Come ho detto, ho finito la storia principale in una settimana, giocandoci veramente tante ore, quindi mi dividevo tra lo studio e il gioco. Più gioco, perché comunque l'ho preso nelle vacanze di Pasqua, quindi ho detto lo studio nelle vacanze di Pasqua, anche se passavo comunque 4 ore al giorno a schematizzare una materia. Mi sono trovato bene, mi sono trovato molto bene. I combattimenti sono veramente molto dinamici, nel senso che comunque non stai mai fermo. Mi è piaciuta la cosa che veramente reale, in tempo reale, di curare i personaggi. Per ogni cosa c'è praticamente un'animazione quasi, anche quando tu curi i tuoi amici, metti la pozione, prendi la pozione, la dai per esempio a Innis, si vede lui che la spacca in mano e si ricarica. È una cosa fantastica. I videogiocatori come critica si sono spaccati a metà tra chi diceva che questo gioco fa schifo, ma non è vero niente, e che il gioco è bello. Io gli do un 80 su 100. Gli do un 80 su 100 perché sì, ho ricevuto tanta emotività, specialmente, spoiler, quando muore Luna Freya. Ma tanto che ve frega di spoiler, è uscito 2 anni fa sto coso, io l'ho preso 2 anni dopo, figuratevi. Succederà la stessa cosa con Kingdom Hearts, io mi ci gioco le palle che ho. Perché i giochi, quelli là, AAA, io li compro sempre 2 anni dopo. Ci ho fatto caso, anche The Last of Us l'ho comprato l'anno scorso ed era uscito nel 2013. A 5 anni! No, 2014. Ho 14 o 15 per PS4, perché prima è uscito per la PS3. Io sinceramente ve lo consiglio, a me è piaciuto un casino. Adesso devo fare le cose secondarie, quindi mi aspetterà tanto tanto lavoro. Ma io veramente ve lo consiglio. Cioè, la cover è questa. Il gioco si chiama Final Fantasy XV, Final Fantasy X10V5. E secondo me è un gioco fantastico. Poi vabbè, per 20 euro la prima volta quando ci ho giocato ho detto vabbè, al massimo non mi piace, sono 20 euro Sì, erano gli ultimi 20 euro che avevo nel portafoglio, però a me è piaciuto veramente tanto. Non è lineare, nel senso che non c'è una sola strada che devi prendere per andare a fare una roba, ma devi prendere tantissime strade, devi decidere tu dove andare per fare le missioni, per cercare gli oggetti, per cercare i boss, eccetera eccetera. Io veramente ve lo consiglio, Cosmo Docet. Ah sì, c'è anche scritto qua, usato. Vabbè. Ma che ve frega a voi, che l'ho comprato usato, ma che ve frega. Sì. E niente, è un PEGI 16, quindi se avete meno di 16 anni non ci potete... No, sto scherzando. E niente, questa era la mia personalissima recensione, quindi è stata fatta a cazzo di cane, solo per dire 4 cose... Scherzo. Era la mia proprio previsione a caldo, non previsione, era la mia opinione a caldo. No, non devo muovere cosa. Era la mia opinione a caldo, quindi spero vi piaccia e vi saluto. Ciao ragazzi!